Beh, la vittoria era quello che ci serviva perché stavamo attraversando, diciamo, un periodo dove abbiamo subito due sconfitte, magari l'ultima proprio immeritata. Quindi questa vittoria ci permette comunque di continuare nel nostro lavoro e di portare avanti appunto il lavoro che stiamo svolgendo settimana dopo settimana. Beh, fortunatamente quest'anno ci sono giovani veramente bravi. Noi quello che possiamo fare, possiamo aiutarli a crescere. E loro, come stanno facendo, si mettono a disposizione della squadra e di noi grandi. Sappiamo di affrontare una squadra che è stata costruita per vincere, sicuramente avrà avuto qualche difficoltà nel suo percorso, ma sappiamo i giocatori che ne fanno parte, quindi dobbiamo affrontarla con il massimo rispetto, il massimo impegno e poi ci giocheremo anche noi le nostre carte. Sì, innanzitutto mi preme ringraziarli perché 200 persone in trasferta in Sardegna prendendo due aerei all'andata e uno al ritorno per noi è stato motivo di grande soddisfazione. Dispiace per le persone che sono venute e non hanno preso, diciamo, una maglia o un qualcosa dell'Angri, ma già ci stiamo muovendo per accontentare veramente un po' tutti perché questa gente, oltre la maglia, merita grande rispetto per quello che fa ogni domenica verso di noi. Fortunatamente si è vinto pure, quindi ci siamo divertiti, è stata un'esperienza bellissima. Ripeto, li dobbiamo solo ringraziare perché portare 200 persone, sappiamo cosa significa poi arrivare in Sardegna e spendere soldi. Ancora una volta, da capitano, mi preme ringraziarli e dirgli grazie veramente singolarmente a ognuno di loro.